Mister, dopo un primo tempo chiuso col doppio vantaggio, cosa è successo nella ripresa? È che abbiamo giocato un secondo tempo pessimo, sotto tutti i punti di vista, e quindi forse abbiamo pensato che la partita fosse chiusa. E non c'è errore più grande che una squadra possa fare, insomma. Le partite vanno lottate fino al 90esimo, dopo il 2-1 che l'abbiamo veramente regalato perché abbiamo fatto un errore importante. Loro hanno preso un po' di coraggio e noi l'abbiamo assolutamente perso. Non abbiamo né giocato come il primo tempo, né trovato le punte, né abbiamo palleggiato. Siamo stati ad aspettare che la squadra avversaria facesse la propria partita. E quindi veramente il rammarico è enorme, perché la squadra ha fatto un ottimo primo tempo, la partita sembrava in mano, e invece abbiamo buttato via una vittoria che la squadra nel primo tempo si era costruita in ottimo modo. Giuseppe Livadotti, la provincia KR, un pessimo secondo tempo del Crotone che si fa rimontare a doppio vantaggio. Cerignola più convinto nei propri mezzi, si è verificato un altro benevento. Crotone da ricostruire in toto? No, non è una sconfitta, però io questa la metto peggio del Benevento, perché io penso che la sconfitta del Benevento sia stata molto più casuale, e invece questa è la squadra, per secondo me, è uscita dalla partita, non è più riuscita ad imporre il proprio gioco, ad imporre la fase difensiva, a imporsi come squadra, e quindi io questa la metto tra la peggior sconfitta da quando io alleno il Crotone. Procolo Guida, Crotone Informa e Lacci News 24. Mister, ci sarebbero e ci sono i complimenti, perché comunque c'è stata personalità e voglia. Ottimi sia Altobelli che Felipe, finché ha retto, ma soprattutto idee di gioco precise, al di là degli interpreti chiamati anche in emergenza a ricoprire ruoli da adattati anche nei momenti di difficoltà. Ma poi si crolla se la rosa è corta e gli altri possono cambiare le gare anche se non sono corazzate. No, adesso questa è figlia di una partita, quindi non... No... Ce lo siamo detto, dai, abbiamo fatto un ottimo primo tempo perché la squadra ha aggredito, ha palleggiato, è andata più volte vicino al gol, ha fatto due gol, e dopo il 2-1 la squadra si è sciolta, si è abbassata, non ha pressato, e soprattutto non ha più ripalleggiato, quindi il pallino del gioco è rimasto in mano al Cerignola e ha trovato gol, arrivavano nella nostra area con troppa facilità. Quindi abbiamo fatto veramente un brutto secondo tempo e il Cerignola ci ha punito. Gianfranco Turino per il Rossoblù. Mister, al di là delle frasi fatte, mancano le alternative. La squadra è in emergenza oppure la testa è rimasta negli spogliatoi? Ma non parlo di emergenza, noi veniamo qui con i nostri giocatori fanno la partita, cercano di farla al proprio massimo, ed è così è stato il primo tempo, perché comunque venire a Cerignola e fare un ottimo primo tempo, passare in vantaggio e scendere in spogliatoi sul 2-0 è un ottimo risultato, e quindi figlio di un'ottima prestazione. E poi c'è stato il secondo tempo più brutto da quando io alleno, cioè non ho riconosciuto niente nella squadra di quello che ha fatto anche nel primo tempo, che ha fatto nella maggior parte delle partite. Quindi abbiamo difeso male bassi, abbiamo palleggiato poco per riprendere il pallino del gioco, e quindi c'è poco da dire. Bruttissimo secondo tempo che ci lascia l'amaro in bocca, perché non è stata tutta la partita, è bastato un secondo tempo per buttare via una vittoria che sarebbe stata importantissima e molto importante, e quindi valuteremo quello che è successo, perché noi vogliamo ancora dare continuità a quello che si era fatto di buono e non vogliamo assolutamente mollare di un centimetro. Cos'è successo in occasione dell'espulsione? Ma l'espulsione, chiaramente c'era il nervosismo, eravamo passati in svantaggio, e dopo che siamo passati in svantaggio il loro portiere stava perdendo tempo, come l'aveva perso Dini, come aveva cambiato scelta Dini, ed era stato ammonito, e allora mi ero avvicinato all'arbitro, al guardalinea, alla segnaline, dicendole qual era la differenza, e come mi sono avvicinato l'ho sfiorato sulla schiena per appoggiarmi, e lui ha interpretato questa mia polemica, probabilmente molto riguardosa, e ha richiamato immediatamente l'arbitro. Dispiace, perché chiaramente era un momento di grande nervosismo, ma non ho usato nessun termine particolare nei confronti del segnalino. Dispiace.